Hai mai avuto a che fare con qualcuno che sembra sempre essere concentrato su se stesso, desideroso di lode e attenzione, ma privo di empatia? Se sì, potresti essere stato coinvolto con una persona affetta dal disturbo narcisistico della personalità, noto come DNP. Ma cosa significa davvero interagire con qualcuno con questo disturbo? E quali sono le frasi comuni che potrebbero rivelare la presenza del DNP in una persona? Nel corso di questo video esploreremo insieme 9 frasi tipiche pronunciate da individui affetti da narcisismo e sveleremo il vero significato dietro quelle parole. Sei pronto a scoprire di più su questo argomento? Allora, senza indugi, entriamo nel mondo del disturbo narcisistico della personalità. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. Inoltre, accedi in descrizione all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale numero 1 in Italia. E ora iniziamo. Interagire con qualcuno affetto dal disturbo narcisistico della personalità può essere un'esperienza complessa e spesso frustrante. Queste persone tendono ad essere dominate da un senso esagerato di importanza personale, cercando costantemente l'ammirazione e l'approvazione degli altri. Ciò può tradursi in comportamenti egocentrici, manipolativi e privi di empatia. Nel contesto delle relazioni personali, interagire con un individuo affetto da DNP può significare essere costantemente oggetto della sua ricerca di lode e ammirazione, mentre le tue esigenze e sentimenti potrebbero essere ignorati o minimizzati. Le conversazioni possono diventare unilaterali, incentrate esclusivamente sui suoi successi, desideri e bisogni. Inoltre, queste persone possono essere inclini a manipolare per ottenere ciò che vogliono, senza preoccuparsi delle conseguenze. In breve, interagire con qualcuno con disturbo narcisistico della personalità può significare navigare in un terreno emotivo instabile, dove le dinamiche relazionali sono spesso dominate dall'egoismo e dalla ricerca del proprio vantaggio personale. Esaminiamo ora le 9 frasi comuni che le persone con disturbo narcisistico della personalità spesso pronunciano, analizzando il vero significato dietro di esse. Ricorda che il nostro obiettivo non è etichettare o giudicare, ma piuttosto comprendere meglio questa condizione e imparare a riconoscerla nelle nostre interazioni quotidiane. 1. Sono il meglio che avrai mai. Questa frase, pronunciata da un narcisista, riflette la sua convinzione smisurata di essere superiore a chiunque. Quando i narcisisti dicono questa frase, cercano di instillare nell'interlocutore un senso di fortuna e gratitudine per averli nella sua vita. Vogliono che la persona si senta privilegiata ad avere il loro coinvolgimento e la loro presenza, e allo stesso tempo vogliono mettere in discussione la possibilità di trovare qualcun altro di pari valore o superiore. In realtà, dietro questa dichiarazione c'è un profondo senso di arroganza. Queste persone si considerano così uniche e straordinarie che credono che nessun altro possa competere con loro o soddisfare gli standard che hanno imposto. Vogliono che gli altri si sentano dipendenti e incapaci di trovare qualcuno meglio di loro, in modo che possano mantenere il controllo e l'ammirazione senza riserve. 2. Non ti fare illusioni. Quando una persona con DNP dice questa frase, sta cercando di abbattere le speranze e le ambizioni dell'interlocutore. Vuole far sentire l'altra persona inadeguata e priva di valore, suggerendo che le sue aspirazioni o obiettivi non sono realistici o realizzabili. In realtà, dietro questa dichiarazione, c'è un desiderio nascosto di sabotare il successo o la felicità dell'altro. Il narcisista potrebbe fingere di essere contento per le sue conquiste, ma in realtà prova invidia e risentimento. Vuole che l'altra persona fallisca, perché ciò è una conferma del suo senso di superiorità e lo fa sentire migliore rispetto agli altri. Inoltre, il narcisista vuole mantenere il controllo e l'influenza sulla vita dell'altro. Facendo sentire l'altra persona meno importante o meno capace, cerca di mantenere il potere nella relazione e di assicurarsi che l'interlocutore rimanga dipendente da lui o lei. 3. Non abbiamo bisogno di nessun altro. Quando una persona con DNP dice questa frase, sta cercando di isolare l'interlocutore dagli altri, sia emotivamente che socialmente.
In realtà, dietro questa dichiarazione, c'è il desiderio di mantenere il controllo e l'influenza sulla vita dell'altro. I narcisisti tendono ad avere un bisogno costante di attenzione e ammirazione e cercano di assicurarsi che l'interlocutore sia sempre disponibile per soddisfare queste esigenze. Isolare l'interlocutore dagli altri può rendere più facile per il narcisista mantenere il suo dominio sulla persona e controllare le sue azioni e decisioni. Inoltre, dichiarare che non ha bisogno di nessun altro può essere un tentativo di creare una dipendenza emotiva nell'altra persona. Facendo sentire l'altro indispensabile e unico, il narcisista cerca di garantire che l'interlocutore rimanga legato a lui per l'approvazione, il sostegno e l'affetto esclusivi. 4. Hai successo solo grazie al mio aiuto. Dietro questa dichiarazione c'è un desiderio di autoesaltazione e di controllo. Il narcisista vuole sentirsi importante e indispensabile nella vita dell'altro, quindi cerca di attribuire a se stesso il merito di successi e vittorie altrui. Questo permette di consolidare il proprio senso di superiorità e di mantenere ancora il controllo sulla persona, facendola sentire dipendente dal suo aiuto e supporto. Inoltre, dichiarare che il successo dell'altro dipende interamente dal suo aiuto può essere un modo per minare l'autostima e l'indipendenza della vittima. Il narcisista vuole far sentire l'altro incapace di raggiungere il successo senza di lui, creando una dipendenza emotiva e psicologica dalla sua presenza. 5. Se potessi avere solo un amico, chi sarebbe? Sebbene questa possa sembrare una semplice domanda innocua, in realtà è un modo subdolo per manipolare emotivamente. Quando un narcisista pone questa domanda, sta cercando di mettere l'interlocutore in una situazione di scelta difficile, con l'obiettivo implicito di essere scelto come unico amico. Se la vittima non risponde con il nome del narcisista, quest'ultimo potrebbe reagire con rabbia o disprezzo e potrebbe persino voltargli le spalle. In realtà, dietro questa domanda, c'è il desiderio del narcisista di confermare il proprio senso di importanza personale e di avere il controllo sulla relazione. Vuole essere considerato indispensabile nella vita dell'altro e cerca di minare le sue relazioni con le altre persone, facendo sì che scelga lui o lei come unica opzione. Inoltre, questa domanda può essere utilizzata per creare un senso di dipendenza emotiva, facendo credere all'altro che sia l'unico vero amico di cui ha bisogno e che le altre persone non siano importanti o degne di considerazione. 6. Non sei il centro del mondo. Quando una persona narcisista dice questa frase, sta cercando di sminuire o ignorare i problemi o le esigenze dell'interlocutore, affermando implicitamente che solo lei è importante. In realtà, dietro questa dichiarazione, c'è il desiderio del narcisista di attirare l'attenzione su di sé e di essere al centro in ogni situazione. Queste persone tendono ad essere dominate da un egocentrismo estremo, cercando costantemente l'ammirazione e la lode degli altri, mentre trascurano o ignorano i loro sentimenti e esigenze. Il narcisista vuole che tutto ruoti attorno a lui e alle sue esperienze, e non è interessato o preoccupato per ciò che altri stanno vivendo. Inoltre, questa frase può essere utilizzata per manipolare l'interlocutore, facendolo sentire colpevole o egoista per aver cercato di esprimere i propri sentimenti o bisogni. 7. Faccio tutto questo perché ti amo. Quando una persona con DNP fa questa dichiarazione, sta cercando di giustificare il proprio comportamento abusivo o manipolativo attraverso l'apparenza di amore e preoccupazione. In realtà, usando l'amore come pretesto, il narcisista cerca di far sentire la sua preda in colpa per qualsiasi resistenza o ribellione alla sua manipolazione. Vuole che l'interlocutore accetti il suo comportamento tossico come una dimostrazione d'amore, in nome dell'amore, anche se in realtà è solo un tentativo di mantenere il potere e il controllo sulla relazione. Inoltre, questa frase può essere utilizzata per creare una dipendenza emotiva nell'interlocutore, facendogli credere che lui o lei sia l'unica sua fonte di amore e supporto. 8. Ti difendo sempre davanti agli altri, e tu mi ringrazi così? Quando una persona con DNP dice questa frase, sta cercando di mettere l'altro contro le persone che ama,
manipolando la percezione delle sue relazioni sociali. In realtà, dietro questa dichiarazione c'è il desiderio del narcisista di creare un senso di obbligo o gratitudine nei suoi confronti. Usando la difesa come pretesto, cerca di far sentire l'interlocutore in debito con lui per avergli preservato l'onore o la reputazione. Questo lo aiuta a mantenere il controllo sulla persona e a consolidare la propria posizione di potere nella relazione. Inoltre, anche questa frase può essere utilizzata per isolare l'interlocutore dagli altri e per minare le sue relazioni sociali. 9. Non mi sorprende che non piaci a nessun altro. Quando una persona narcisista dice questa frase, sta cercando di minare l'autostima e la fiducia dell'interlocutore, facendogli credere che nessun altro possa apprezzarlo o amarlo. In realtà, dietro questa dichiarazione, c'è il desiderio del narcisista di mantenere l'altro dipendente e legato a lui emotivamente. Usando la mancanza di apprezzamento da parte degli altri come pretesto, cerca di farlo sentire inadeguato e non amato, convincendolo che solo lui o lei possa amarlo o prendersene cura. E tu? Hai mai conosciuto una persona narcisista? Condividi la tua esperienza e riflessione nei commenti. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Se ti è stato utile, lasciaci il tuo prezioso mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per più contenuti come questo. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne e accedi all'Accademia di Meditazione e Crescita Personale che trovi in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.